Un defibrillatore per salvare le vite, una sede Avis per invitare a donare. L'impegno sociale diventa concreto, diventa azione a Forino, nella chiesa di San Biagio, dove ieri è stato donato un defibrillatore nel nome del vice brigadiere Maurizio Rega, stroncato da un malore fulminante. Uno strumento salutato con entusiasmo da amministratori, vertici delle forze dell'ordine, cittadini, per il suo prezioso valore, perché il vice brigadiere Rega è morto giovanissimo per pochi attimi che avrebbero potuto salvargli la vita. Il defibrillatore non c'era, quindi anche io ho premuto tanto per questo defibrillatore con padre Marco a Forino, perché è sicuramente una cosa importante, sono attimi che cambiano la vita come è cambiata a me la vita. Saremo non solo più un cuore che palpita per la piccola Forino, ma per una più grande zona pastorale. Ecco, ci auguriamo di essere segni visibili dell'amore del Signore. Una cerimonia civile e religiosa che ha visto salutare anche la nuova sede Avis. Finalmente anche Forino ha la sua sede, e è sempre stato un gruppo di donatori molto attivo. Da questo momento in poi abbiamo anche una sede fisica. Presente anche il generale della Legione Campania, il comandante Maurizio Stefanizzi, che ha ricordato l'importanza dell'impegno sociale e della lotta al crimine in Campania. Qui l'humus, la maggior parte della gente, soprattutto nei piccoli paesi, nelle piccole comunità, è un humus positivo, buono. Noi contiamo su quello, ma saremo vigili, non si può abbassare la guardia. A Napoli e provincia, soprattutto in alcune zone che sono veramente molto sensibili dal punto di vista della criminalità, ma neanche in Irpinia o nel Beneventano, dove apparentemente la situazione è più tranquilla. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che lo rimanga.